il calcio come sistema, se dovesse avere, si dovrebbe ripartire. Un auspicio in un tempo in cui le certezze sono abbattute in ogni settore, calcio incluso. Alessandro Laricchia, amministratore unico del Monopoli, spiega la linea del club biancoverde in vista della possibile ripresa del campionato di Serie C, consapevole del fatto che la priorità sia quella di salvare l'economia di una lega che include 60 società. Conoscendo l'indotto e i danni che potrebbe creare il blocco totale delle operazioni, quindi credo che temporeggiare sia stata la cosa più giusta. Altro discorso è quello relativo al fatto della sostenibilità. È chiaro che oggi ci dobbiamo aiutare tutti. Esiti di una riunione, quella del 3 aprile, tenuta in conference call e con due partiti separati, quello più numeroso di chi vorrebbe annullare il torneo 2019-2020 e quello meno imponente di chi invece vorrebbe andare avanti. A prescindere dall'esito, quello del Monopoli, terzo e capace di fissare il record di punti nella sua storia tra i pro, resterà un campionato indimenticabile. Il nostro campionato è andato ben oltre le nostre prospettive, per cui tutto quello che sarebbe venuto da lì alla fine sarebbe stato qualcosa in più, e soprattutto in caso in cui ci fossimo trovati a giocarci delle cose importanti, l'avremmo affrontato con la serenità di chi, come noi, fondamentalmente, riconosce di essere una piccola realtà. Tra le ipotesi per ripartire c'è anche quella di giocare solo playoff e playout. Laricchia non si esprime sul tema e riconosce le difficoltà legate a ogni forma di ragionamento sul futuro. Io ritengo che si vada a strappi 15 giorni per 15 giorni. Loro, è un momento difficile anche per loro, perché prendere delle decisioni che potrebbero diciamo, far saltare il sistema calcio non è facile. Per questo hanno tutto il mio appoggio, la mia comprensione, perché non è assolutamente facile. Del resto loro non conoscono nemmeno il futuro come lo conosciamo noi. Di certo al momento di riavviare la macchina della Lega Pro sarà anche tempo di calcolare i danni. Ad ora, assicura Laricchia, ci sarà solo modo di valutare la situazione di settimana in settimana. Quello che faranno, da quello che posso interpretare, è capire l'evoluzione della pandemia, capire se ci sono se c'è la possibilità di ripartire in sicurezza e soprattutto, ove non ci fossero queste condizioni, trovare un criterio che non scateni poi tutto quello che abbiamo visto 2 anni fa, ovvero una serie di ricorsi giurisdizionali che vanno a bloccare il calcio sostanzialmente.